Allora, cosa ti aspetti da questa scuola? Beh, da questa scuola mi aspetto una formazione culturale, una preparazione appunto che mi dia possibilità per un futuro, per accedere a qualsiasi facoltà. Cosa ti ha portato a questa scelta? Beh, questa scelta è stata influenzata da molti ragazzi del mio paese che comunque hanno frequentato questo liceo e mi hanno detto che è una buona scuola, perciò cioè, lo sto provando sulla mia pelle e sto vedendo che appunto è una scuola che ci prepara sia come persone che come cultura in generale. Sei contento del cambiamento che sta avvenendo nella scuola? Sì, certo, perché comunque dopo tanti anni ci ritroviamo tutti insieme e finalmente possiamo essere una scuola unita e non avere più una distinzione tra pretesto e centrale. Per me, mamma, per tutti i sacrifici che ha fatto, perché li ho vissuti anch'io, tutto sommato. E niente, spero che le cose vadano bene e che lei sia felice anche per i successi lavorativi. Oggi è un giorno speciale per il liceo scientifico di Lamezia Galileo Galilei. Sentiamo cosa ne pensa il presidente del consiglio di istituto, Raffaele Curcio. È un fatto positivo, in modo particolare per la gestione della scuola. Già, per esempio, gli insegnanti che dovevano fare da scuola tra la centrale e il plesso. Quindi di conseguenza, grazie alla tenacia della preside, professoressa Angela De Sarro, che ha voluto fortemente questa struttura unica. Diciamo, noi come consiglio d'istituto siamo sempre stati al suo fianco e praticamente ogni piccolo problema diciamo che si presentava, noi cercavamo di dare sempre il nostro contributo come consiglio d'istituto. Naturalmente voglio anche ringraziare in modo particolare la presidente della provincia, Wanda Ferro, e tutta l'amministrazione provinciale, in quanto senza la volontà dell'amministrazione provinciale, diciamo, quest'opera non ci sarebbe mai completata. Sono Roberto della Quinta H e sono molto felice di partecipare come hostess all'inaugurazione della scuola. Cosa ne pensi della nuova scuola? Beh, la nuova scuola devo dire che no, è molto bella. Allora, cosa ne pensi della nuova scuola? Vabbè, stiamo facendo un giro nella nuova scuola, è bellissima. Siamo felici di esserci trasferiti finalmente dopo un sacco di tempo.
Magnifica, magnifica, magnifica. Andiamo a vedere l'assemblea. Mi piace, è un bel edificio, ma la centrale è la centrale, rimane sempre la centrale. Ecco, ci sono state delle emozioni che saranno indimenticabili. Comunque noi ci siamo affezionati al vecchio edificio, perché il vecchio edificio comunque era pieno di esperienza, no, capito? Questo qui invece è ancora nuovo, deve essere... L'esperienza la faremo noi. Sì, la faremo noi. Chiediamo ai passanti. Siamo qui con Marco Domenicano. Marco, cosa pensi di questa scuola? Beh, finalmente abbiamo avuto questo nuovo istituto, che comunque lo aspettavamo da 5 anni. Sabato non abbiamo voluto partecipare all'inaugurazione che era stata fatta dalla provincia, però comunque abbiamo organizzato questa festa, che abbiamo raccolto i soldi da tutti gli studenti, quindi è una cosa autofinanziata, e speriamo che comunque questa festa vada bene, perché comunque è il coronamento dei sogni che abbiamo avuto in questi 5 anni. E ascolta, vuoi ringraziare quelli che hanno collaborato ad organizzare questa festa, compreso la preside? Allora, ringraziamo la preside e comunque i professori che parteciperanno a questa festa, anche gli alunni, Alessandra, Eleonora, Micol, Enza e io, che abbiamo organizzato questa festa, siamo passati per le classi e abbiamo raccolto i soldi necessari a questo evento. Speriamo che vengano tutti quanti gli alunni e i professori per festeggiare. Grazie, arrivederci. Ciao! L'apertura dei locali è stata una cosa molto positiva per questa scuola, perché infatti adesso magari unendo la succursale alla centrale abbiamo tutti i professori nella scuola, e così le ore possono essere meglio distribuite. Poi non so, le nuove classi sono belle. Bravo, soprattutto per le classi più numerose sono più comode. Più nuove magari invogliono anche i ragazzi a stare in classe.